Abbiamo delle ambizioni importanti, proprio come lo dice il nostro claim della comunicazione, una stagione da primato, quindi cerchiamo di rispettare quello che sono gli obiettivi che abbiamo prefissato fuori dal campo e trasmetterli poi all'interno del rettangolo di gioco. Ormai è diventata una consuetudine che noi attendiamo veramente con grande piacere. È una realtà cittadina, una realtà che coinvolge con tante iniziative anche sui territori, anche fasce sociali più deboli perché fanno attività. Io ho avuto modo di vedere da vicino quanto fanno anche per i quartieri più disagiati della città. Poi è chiaro, loro hanno delle ambizioni importanti, quest'anno hanno attrezzato una squadra buona, competitiva, si attestano ormai su livelli altissimi, io li seguo da quando lottavano per retrocedere, l'anno scorso hanno fatto veramente un buon campionato, quest'anno ci attendiamo molto da loro e potremmo, come dire, anche ambire a un titolo nazionale, magari insieme alla squadra più grande, ai Cugini Maggiori. È già la quinta stagione consecutiva in Serie A. La squadra di calcio a 5 Lollo Caffè Napoli è stata presentata oggi a Palazzo San Giacomo. Fra tre giorni, il prossimo 23 settembre alle 18.30 sul campo di Cercola, ci sarà l'esordio in campionato contro l'Acqua e Sapone di Città Sant'Angelo, uno dei club maggiormente accreditati per la lotta a scudetto. È una delle grandissime favorite insieme a Pescara, Luparense, Caos, insomma, che come noi hanno costruito una squadra per provare a vincere qualcosa. E loro hanno un piccolo vantaggio perché hanno cambiato poco, noi invece abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato 10 giocatori, ci vorrà probabilmente del tempo per oleare tutti i meccanismi, però arriveremo pronti e sicuramente in casa, insomma, proveremo a dare soddisfazione al nostro pubblico. Ancora dei talenti napoletani, siamo molto soddisfatti di aver presentato l'inizio del campionato del calcio 5, lo sport sempre più protagonista della città di Napoli e della città metropolitana, perché qui è coinvolta anche Cercola. Quindi davvero complimenti a chi ha investito, a chi ha organizzato questa squadra e soprattutto ai ragazzi che cominciano tra qualche giorno il campionato.